Eccoci per un nuovo percorso. Ma diventiamo famosi. Ma chi lo sa. Oggi è pure una special guest. Esatto. Abbiamo qui più visualizzazioni. Emanuele. Uno special guest. Emanuele, il cugino di Alessia. E oggi siamo su linea verde. Su linea verde. Siamo sul sentiero numero 26, abbiamo già percorso un po' di chilometri, il fango comunque persistente in questo periodo, la zona è molto alberata, abbiamo fatto un tratto sulla strada asfaltata, ma poi si raggiunge la zona verde, si va per dire. Gli dà il tocco di... Esatto, vai Ale, passa. Vai che abbiamo il tocco minimo tra visualizzazioni. Esatto. Come abbiamo detto, il sentiero è misto. Questo è il tratto sulla strada asfaltata. Cosa ne pensi? Fattibile? Ma, sì, è abbastanza fattibile. Molto carino, dobbiamo ancora finire perché molto, molto carino. Beh. Perché passano sempre le macchine a questi stile. Dai, dai. Siamo arrivati oggi in fretta al punto d'arrivo, Superga. La compagnia fa tanto. Oggi la giornata è spettacolare. Abbiamo il sole, non abbiamo la bufera di neve dell'altra volta. E guardate quanta gente. Oggi il panorama merita tantissimo. Si riparte e ritorniamo giù per il percorso 27. Vediamo. Scivola. Già, attenzione. Ci facciamo male. Il 27 è identico all'ultimo percorso che abbiamo fatto. Esatto. Perché è lo stesso, ovviamente, dice Alessia. Ovvio. Quindi riproponiamo questa discesa. In realtà il 27 si incrocia con il 28 per poi diventare molto più ripido e quindi un po' più pericoloso. Proviamo a non cadere anche oggi. Obiettivo del giorno. Obiettivo del giorno, non cascare. Esatto. Ecco. Sì, no, niente. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending. Su questo percorso si incontrano molti ruderi. Abbiamo incrociato una chiesa abbandonata, era veramente bella. Chi ride ora? Dai. Dai, si pattina qui. Ce l'ho fatta solo con lui. Che sono joystick della PlayStation, raga. Dai. Ma pensa a te. Ma no. E quello Play 2 è questo tipo. Sì, quello che avevamo ancora... giocavamo la PlayStation. C'è ancora no. La carta, guarda. Originale. Ma sì, ma anche se prendi un sacchetto ti porti due tre robe per volta. Sì, no, per dire, prossimamente, mi voglio organizzare. Così incentiviamo le persone a portare via un po' di immondizia. Anzi, sai che facciamo? Questo è l'inizio di questo gioco. Come simbolo prendiamo il joystick della... Il joystick
della PlayStation. Quindi ragazzi, cominciamo anche noi a fare questo bel gioco, portiamo via un po' di immondizia dei sentieri. C'è anche una valigia. No, la valigia, ti prego. Ok, raccogliamo l'immondizia e la portiamo via con la valigia, facciamo così. No, ti prego. No. No, ma qua è terrificante quello che c'è. Una bottiglia di vetro e una macchinina. Una discarica a cielo aperto. Abbiamo finito il nostro percorso. Siamo arrivati. Dimmi un po', navigatore. A Villa Sassi. Villa Sassi. Villa Sassi, quindi. Quanto è durato questo percorso? 3 ore e mezzo. Per quanti chilometri? 10. Bene. Dai, si può fare. Sì, fattibile. E abbiamo con noi il nostro simbolo della giornata. Ripuliamo i nostri percorsi. Questo ovviamente, essendo un rifiuto speciale, dovrà essere buttato in discarica. Quindi ci prendiamo questo impegno e portiamo in discarica. In discarica. La prossima puntata in discarica, esatto. Concluderemo così.